Ciao a tutti ragazzi da Sneakerare, quest'oggi cambio di location, cambio di musica, un settembre veramente volto alle novità, una di queste è la puntata di oggi, dove vi vado finalmente ad indicare una top 5 di sneakers sotto i 100 euro, quindi invece di tirare giù le solite cannonate, bombe, sneakers rare, dead stock, introvabili, quest'oggi vi vado ad indicare appunto 5 sneakers che sono alla portata di tutti, sotto i 100 euro, magari non conosciutissime come le classiche al di sotto dei 100 euro che adesso vi indicherò, ma che comunque secondo me attualmente, non considerando saldi e promozioni del momento, sono le migliori sul mercato. Purtroppo per gli amanti delle Jordan come me, in questa mia top 5 non posso far entrare neanche un modello di Jordan, perché il più economico, ricontrollando, è 101 euro, naturalmente non considerando i saldi del momento. Altri modelli che non citerò direttamente in questa mia top 5 sono sempre al di sotto dei 100 euro, ma sono modelli che comunque voi avete sentito e risentito, visto e rivisto ai piedi, e quindi io adesso ve li indicherò, ma comunque non rientrano in questa mia categoria. Quindi diciamo che ok che ho fatto una top 5, però veramente può essere estesa a una top 10 tranquillamente. Sto parlando per esempio delle Nike Air Force One, conosciutissime, anche io le ho, le trovate tranquillamente in tantissimi negozi, come esse le Nike SB Janoski, molto comode, molto easy, molto casual, e comunque potete anche esse trovarle agevolmente in tantissimi negozi. Per parlare delle maggiori competitors della Nike, adesso vi cito le Adidas. Naturalmente i due modelli più conosciuti sono le Stan Smith, che non mi fanno impazzire, però devo ammettere che sono molto di moda, sono semplici, efficaci. Un altro modello sono le Adidas Gazelle, ad esempio. Altri due modelli dello stesso brand sono le bellissime Vans Skate High, che anche io ho, e le Vans Old School, anche esse sotto i 100 euro, ve le consiglio. Un altro modello che voglio citarvi sono le Puma Clyde, comode, leggermente simili alle Gazelle, ma devo ammettere che anche esse hanno fatto la storia, quindi se vi piacciono, anche se sono sotto i 100 euro, ve le consiglio. Dopo questo rapido preambolo sulle migliori sneakers sotto i 100 euro, partiamo con la top 5 di Sneakerare. Al quinto posto, ragazzi, io inserisco le Nike Cortez. 91 euro, devo ammettere che è un prezzo ragionevolissimo. Di recente sono uscite anche in un modello ultra, quindi hanno un top di nuova generazione. Attenzione, naturalmente provatele, perché hanno una pianta molto stretta, quindi non è adatta a tutti i piedi. Comunque ve le consiglio, hanno una linea veramente stupenda, provatele. Al quarto posto io personalmente metto le Adidas Tennis HU, di recente rilanciate grazie a Pharrell Williams in collaborazione con Stan Smith. Fortunatamente non richiamano assolutamente quel modello, se non per dei piccolissimi particolari. Sotto i 100 euro naturalmente, 99,95 o spicci, dipende dal sito in cui le trovate. È un ottimo modello naturalmente per non passare inosservati e comunque rimanere sempre sul pezzo. Al terzo posto per me ci sono le New Balance 574 Sport, lanciate da Keith in un modello veramente iconico e bellissimo che purtroppo è andato dead stock, dove all'interno della sneaker avevamo tantissime N, ovvero il logo sulla scarpa, e poteva essere intercambiato con del velcro in tantissimi colorway. In questo caso naturalmente non stiamo parlando di quel modello, stiamo parlando del modello Basic. Questo modello in alcuni colorway arriva anche a costare 129 euro, ma se prendete il colorway classico, ovvero bianche, nere, beige, grigie, siamo esattamente a 99 euro, quindi ve le consiglio, andatele a vedere. Hanno dei nuovissimi materiali molto più moderni rispetto alle 574 classiche, quindi secondo me entrano tranquillamente a piedi uniti al terzo posto della mia classifica. Al secondo posto io inserisco le Converse Fastbreak. Parentesi, le Chuck Taylor neanche ve le ho menzionate precedentemente, perché oramai sapete tutti dove trovarle, quanto costano e quant'altro. Quindi inserisco le Fastbreak perché? Perché naturalmente io le adoro, fanno riferimento a MJ, quindi non ho potuto inserire dei modelli Jordan, ma naturalmente questo è quello che più ci si avvicina. Ve l'ho anche mostrato nel particolare nel mio unboxing dell'Alumni Pack. Questo modello costa 85 euro, lo potete trovare tranquillamente sul sito della Converse in delle colorway differenti rispetto all'Alumni Pack. Quindi andate e vedete, perché io ve lo consiglio a pieni voti.
Al primo posto della top 5 under 100 euro di sneakerare troviamo un modello che ha un hype strepitoso in questo momento. Sto parlando delle Reebok Workout Plus. Modello che potete trovare agevolmente in tantissimi store fisici e non tra le 89 e le 99 euro, dipende naturalmente da che modello e colorazione volete. Hanno un hype strepitoso perché richiamano in tutto e per tutto le Calabasas uscite di recente, o meglio, le Calabasas richiamano in tutto e per tutto questo modello, perché se non ricordo male, temporalmente parlando, sono uscite prima le Reebok Workout. Quindi ragazzi, detto questo, secondo me in questo momento, non considerando saldi e sconti, queste sono al numero uno della mia top 5. Ho cercato di mantenere un hype elevatissimo a un costo non sostenuto, quindi alla portata di tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Naturalmente, se voi avete una vostra personale top 5, sempre sotto i 100 euro naturalmente, commentatela qui sotto in modo tale che cercherò di rispondervi e vi dirò anche la mia sulla vostra top 5. Detto questo ragazzi, vi preannuncio che il 24 settembre sarò a Kick It Market. Vi metto il sito in descrizione così potete controllare il posto, il luogo, che cos'è, che cosa non è questo Kick It Market. Naturalmente, quindi, se avete il piacere di conoscermi di persona, io sarò lì. Girerò come un pazzo alla ricerca del miglior hype, al minor prezzo come sempre, perché qui ragazzi non si molla mai niente. Sneakerare è sempre sul pezzo. Un abbraccio a tutti quanti, ci vediamo alla prossima.